In 10 uomini e sotto di un gol, la Vastese 1902 agguanta il primo pareggio stagionale allo scadere. Una forma fisica ancora da perfezionare e qualche ingenuità di troppo hanno negato a mister Baiocco e ai suoi ragazzi la seconda vittoria in campionato. Mister Nepa, un pareggio raggiunti praticamente sul finire con la Vastese in 10, un punto guadagnato o due punti persi? Ma io oggi sapevo che fosse stata una partita difficile. Se già sapevo il risultato ci avrei messo la firma, sinceramente. Però è un peccato che poi abbiamo preso gol su un'ingenuità nostra difensiva, perché alla fine abbiamo concesso, eravamo in quattro in linea, c'era Soria con la difesa, che in quel momento non dovevamo stare in linea perché sapevamo che Giuseppe Soria era un attaccante molto scaltro e di grande esperienza e ci poteva punire. Purtroppo non era così, ma sono contento comunque, ho visto una squadra compatta, decisa e che può fare veramente tanto bene in questo campionato. Poi questo per me è un grande ritorno qui a Vasto, dove ho lasciato tanti ricordi. Voglio fare un grosso in bocca al lupo alla Vastese e un saluto con affettuoso a tutta la gente di Vasto e ai tifosi. Mister Baiocco, un pareggio che però arriva in 10 uomini e sotto di un gol. È comunque soddisfatto della reazione dei suoi o si aspettava di più? Sicuramente siamo in questa fase iniziale, lo sappiamo all'interno del gruppo che abbiamo ancora delle problematiche a livello fisico su diversi ragazzi. Chi è stato recuperato in fretta e in furia dalla settimana scorsa e chi deve ancora prendere la condizione, chi altri che oggi abbiamo rischiato anche Peppe Soria al secondo tempo proprio per cercare di vincere la partita. Però purtroppo poi è venuto quel fattaccio dove purtroppo il ragazzo è stato un po' ingenuo, Daniele, farsi buttare fuori. E lì chiaramente era il momento di nostra massima pressione, che stavamo cercando di concretizzare, avevamo messi praticamente lì gli ultimi 5-10 minuti, stavamo giocando, facendo anche un buon calcio, una buona circolazione di palla rispetto al primo tempo, poi purtroppo è arrivata quell'espulsione che un po' ci ha frenato sicuramente, perché sono stato costretto poi a togliere l'altra punta del Berico per ridare sostanza al centrocampo con l'uscita di Daniele. Comunque noto che questa squadra ha voglia di fare, ha voglia di arrivare, perché contro un San Buceto molto ben organizzato, anzi faccio i complimenti al tecnico, a Fabio Nepa e a tutto il San Buceto, perché è veramente una gran bella realtà di questo campionato, sarà per tutta la stagione. Giocano a calcio, sono venuti qua a Vasto a giocarsi la partita e quindi complimenti a loro. E una volta andati sotto, chiaro, ho apprezzato tantissimo la reazione della squadra, che anche seppur in inferiorità, con una squadra che comunque stava tenendo bene il campo, siamo riusciti comunque a recuperare e addirittura ci siamo riproposti fino alla fine. Quindi di quello sono contento, è chiaro, sappiamo che dobbiamo migliorare, dobbiamo crescere, siamo agli inizi, quindi è chiaro che sicuramente saremo un'altra cosa tra qualche settimana, però dobbiamo ritrovare la certezza della fisica di qualche elemento che al momento non è al top.